non si fa posteggiare. Non fa niente, signor, un minuto, non ci si mette pure lei, eh? Oh, scusa, l'avvocato Pignacorelli sta qua? Sei sicuro che cerchi l'avvocato? Che senso sicuro? Volevo sapere se cercavi l'avvocato, il maestro, il medico o il veterinario. Perché sono quattro fratelli? No, io cerco l'avvocato e c'ho pure urgenza di parlarci. Dimmi dove sta? Sto al primo piano, attento a non cascare. Primo piano? I gradini sono fragili. Con chi vuol parlare? Vorrei parlare con l'avvocato. Con l'avvocato? L'avvocato non c'è più. Come c'è più? Ora c'è il maestro. Ma scusi, ma non è casa di Gian Giacomo Pignacorelli questa? Sì, signore. E io con lui voglio parlare. Sa forse. Sì. A chi devo annunciare? Gli dica Oscar Pettinari, lui capisce. Oscar? Pettinari, come pettine. Pettine. Attenta. Finalmente! Sei venuto a portare le uova fresche? Ma che uova fresche, signor? Io sono Oscar e devo parlare pure di corsa con l'avvocato. Il maestro vuol dire. Io sono la zia. E io sono Oscar, Pettinari. E io sono la mamma. Adesso sta di là in camera da letto col dottore. Col dottore? Ma allora sta male sul serio? Ma che è una cosa grave? No. Ha avuto la solita crisi. Non riconosce più i suoi clienti. Ne sono venuti già altri tre. No, Domitilla. Erano quattro. Oh, è vero! No, scusi signor, a me mi sta a scoppiare il cervello, ma che so ste crisi che c'è a suo figlio, no? Mi spieghi? Purtroppo gli è successo anche quando ha smesso di fare il veterinario. Eh sì, ogni volta che cambia mestiere non riconosce più i suoi clienti. Ma perché? Pure veterinario? Eh sì, ha sostituito per 3 mesi il veterinario di Narni, ha dato la purga a 600 pecore. Sono morte tutte nel giro di pochi giorni. Tutte, non se ne è salvata nemmeno una. Ma non è manco avvocato? Certo! Ah, mi ha fatto biancorpo! Cidu! Solo quando ricorda di esserlo. Fino a ieri ha preparato le cause. Poi, improvvisamente, tutto è svanito. Si è addormentato e stamattina era coreografo maestro di danza. Ha voluto indossare la calzamaglia. Beh, ma io ci devo parlare con quest'uomo. Vieni! Mo' devi far vedere per piacere, perché a me mi scoppia il cervello, mi scoppia il cervello. C'è anche il medico. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro, le double e te voilà. 70. Magnifico! Mamma, zia, eureka! Con uno slancio eccessivo, 70 di pulsi, non è vero, dottore? E un double e una forbice, ancora 70, glielo dica le mie buone nutrici. Sì, certo, devo dire che ho trovato Gian Giacomo in perfetta forma. Perfetta forma. Come siamo contenti. Tanto, tanto contente. Gian Giacomo, guarda chi c'è. Ma chi è questo giovane? Così grande, così grosso. Sei tedesco? Sei russo? Avvocato, ma io sono italiano, so. Ma che bello! Che fierezza! Ma avete sentito come ha detto? Sono italiano! Ma che coraggio che c'hai! Bravo! Come ti chiami? Avvocato, io mi chiamo Oscar, ma non mi riconosce! No, io manco te conosco. Avvocato, ma lei mi deve riconoscere! Ma che fa? Mi lascia solo come un cane, mi lascia! Mi ha fatto levare pure la milza! C'è un taglio da mezzo metro! Ma calmati, giovane, fammi riflettere un momentino. Ma chi sei, il fruttarolo? Mannaggia, questo è arrivato! Che me quando cantato. Faceva il dentista, ha levato 3 denti a un fruttivendolo che gli ha fatto causa perché erano tutti sani. Sì, tutti sani, nemmeno uno guasto. Tutti io ho levati, tutti io ho levati. Ma così tutto insieme gli ha preso. È dentro a capo. E ci giornia, o ci strascia. Che pazienza che ci vuole. Io sono tra i canne stivinzaim, agni sticchian. È meglio che me ne vado. Io è meglio che me ne vado, se no divento matto pure io diverso. Vieni, Domitilla. Sì, andiamo. Stane. Che cazzo. Una pazzia. Enti, trois, quattro, le duple, e te voilà. Signor, dentro sto manicomio c'è il telefono. Sì, sullo scrittoio. Vedi? S'era fatto questo bello studio d'avvocato. S'era comprato tutti i libri, il codice civile e quello penale. E la laurea in giurisprudenza? Certo. Peccato che è falsa. Però studiava tutta la notte con tanta passione. Che peccato. Oh, senti cara, mettiamo un po' d'ordine.